Buongiorno e bentornati sul canale Il Mio Orto. Questa è l'ultima puntata del tutorial sull'impianto fotovoltaico ad isola. Nei video precedenti abbiamo visto il funzionamento generico dell'impianto fotovoltaico ad isola, il funzionamento in dettaglio del pannello fotovoltaico, del regolatore di carica e di come le batterie vengono collegate al regolatore di carica e vengono collegate fra di loro. Adesso ci concentriamo sulla parte più importante di un impianto fotovoltaico ad isola, che è l'inverter. Quello che vedete in foto è l'inverter che ho io, che oltre ad essere un inverter è anche un gruppo di continuità. Allora, l'inverter in maniera generica serve per trasformare la corrente continua in corrente alternata. Cioè, se noi dobbiamo caricare un telefonino, un PC, accendere una TV, un frigorifero, una pompa della piscina, comunque delle utenze che funzionano in corrente alternata come la corrente che abbiamo a casa, noi con il pannello fotovoltaico abbiamo solo corrente continua. Quindi ci serve questo strumento che è l'inverter per trasformare la corrente continua in corrente alternata. Dall'inverter escono le comuni prese che abbiamo a casa, dove si possono attaccare le prolunghe, le triple e tutte le utenze che necessitano di corrente a 200 volt alternata. Perché dicevo che questo, oltre ad essere un inverter, è anche un gruppo di continuità? Perché negli impianti fotovoltaici ad isola ovviamente ci troviamo in situazioni dove la corrente elettrica non arriva, quindi ce la produciamo noi. Ma nel momento in cui ci sono delle giornate nuvolose, ci sono delle utenze che sono perenne con tutta la buona volontà di fare risparmio energetico, ci sono delle utenze che sono permanentemente accese, tipo il frigorifero, anche se il frigorifero è quello che consuma di meno, perché il frigorifero si attacca e si stacca in base alla sua temperatura. Quando si stacca non consuma nulla, quando si attacca invece comincia a consumare corrente, ma solo per il periodo fin quando non si ristacca un'altra volta. Solitamente di notte si attacca una o due volte durante tutta la notte per circa 20 minuti a volta che si attacca, quindi il suo consumo è abbastanza irrisorio. Poi, nei casi di pannelli di impianti fotovoltaici ad isola, si utilizzano utenze a basso consumo energetico. Ed ecco che andiamo poi a ragionare su quello che ci viene detto poco, forse, nelle televisioni italiane, che è il discorso di ecosostenibilità e di risparmio energetico. Torniamo in noi. È un gruppo di continuità perché appunto consente, nel caso in cui si rimane senza corrente, perché ci sono state delle giornate nuvolose, i pannelli non sono riusciti a caricare adeguatamente le batterie perché i consumi sono maggiori rispetto alla produzione, e allora in questo caso con questo tipo di inverter che ha più funzionalità si può attaccare all'inverter stesso un gruppo elettrogeno. In questo caso l'inverter si trasforma in gruppo di continuità, sente che gli arriva una corrente a 220 volt dal gruppo di continuità, la manda direttamente alle utenze che necessitano di quel tipo di corrente, ma contemporaneamente trasforma la corrente alternata che gli arriva dal gruppo di continuità, dal gruppo elettrogeno, la trasforma in corrente continua ricaricando le batterie. Quindi, in quel caso, il gruppo elettrogeno produce corrente alternata, la dà contemporaneamente alle utenze e, essendo trasformata dall'inverter a 24 volt, ricarica anche le batterie. Il gruppo elettrogeno diventa l'alternatore della macchina piuttosto che il pannello fotovoltaico. Questo nel caso in cui si rimane senza batterie. Questo inverter ha anche una funzionalità fotovoltaico che è molto intelligente, che serve a limitare il consumo del funzionamento dell'inverter stesso. Cioè l'inverter acceso, quando è in predisposizione per trasformare la corrente continua in corrente elettrica, consuma. Allora, siccome noi in un impianto fotovoltaico non dobbiamo disperdere corrente, non dobbiamo consumare corrente inutilmente, e allora cosa facciamo? Attiviamo la funzione fotovoltaico dell'inverter, che fa sì che l'inverter stesso rimanga spento
quando non ha richieste di corrente, e si accenda 30 secondi dopo aver ricevuto una richiesta di corrente superiore a 30 watt. Mi spiego meglio. Ho già installato l'impianto fotovoltaico ad isola, quindi ho già collegato il pannello fotovoltaico al regolatore di carica, il regolatore di carica alle batterie, le batterie fra di loro all'inverter, e l'inverter mi dà la corrente che serve alle utenze a 220 volt. Se io non ho nessuna utenza accesa, l'impianto è completamente funzionante, l'inverter è predisposto per trasformare la corrente continua in corrente elettrica, consuma una minima quantità di corrente per tenersi acceso in allerta ma non in funzione, e appena noi accendiamo una lampadina, per 30 secondi quella lampadina richiede corrente all'inverter, e l'inverter, quando è sicuro che quell'utenza vuole corrente e glielo dice da più di 30 secondi, si attiva. Nel momento in cui io spengo la lampadina, l'inverter non riceve più la richiesta di corrente e si rispegne. E questo è fatto per far sì che non si vada a consumare inutilmente corrente tenendo acceso un inverter anche quando non serve corrente. Io con questo video, e con questi video soprattutto, spero di essere stato chiaro sul funzionamento di un impianto fotovoltaico ad isola. Forse sono stato un po' lungo, ma è semplicissimo, però non è una cosa che avviene tutti i santi giorni, non è una cosa che ci viene spiegata dalle televisioni di massa, sono informazioni che ci dobbiamo andare a cercare, sembrano insormontabili, sembra impossibile riuscire da soli a crearsi un impianto fotovoltaico isola, e invece poi nel momento in cui vengono spiegate le cose in maniera molto semplice, spero di essere stato semplice, si vede che sono tutte cose fattibili. Immaginiamoci, se uno Stato, in quanto tale, volesse ragionare ed investire su quello che è l'ecosostenibilità, l'ecocompatibilità e il risparmio energetico, quante cose potremmo fare. Mi sono messo, come avete visto, nelle giostre, in questa specie di, che non mi ricordo come si chiama, cioè l'ottovolante forse, per scappare via da voi, perché forse vi ho stressato. Ciao a tutti e seguitemi, che poi cominceremo con le coltivazioni dell'orto, appena la stagione ce lo consente. Grazie e a presto.